Il tema dell'amore si è presentato in forma prepotente agli scrittori, ai creatori, agli artisti, ai musicisti, addirittura ai medici che in un certo momento della nostra storia, nel 300-400, azzardarono definirla come una sorta di peste. Ma che coglie l'individuo è che da quel momento in poi non ragiona più. Devo definire, cosa difficilissima di solito. Allora, se mi definisco per quello che preferisco di ciò che faccio, mi considero o mi definisco come un traduttore. Questo è il lavoro che faccio contemporaneamente a tutto il resto. Quello che mi dà più soddisfazioni è quello che mi, come direbbe Neruda, mi salva dalla vita. Molto spesso quando ho una giornata difficile, oppure quando ho una giornata troppo bella che poi mi crea il sospetto che possa È peggiorare, vero, è vero. mi metto a tradurre dei poeti che mi piacciono o a cercare dei poeti da tradurre e devo dire che quello mi cambia l'umore e anche la giornata, il mio rapporto con gli altri. Tu hai fatto anche una cosa che è introvabile ormai, almeno in Italia, che è questo libro dal titolo interessante che è Istruzioni per disinnamorarsi in fretta. Ce lo racconti un attimo? Allora, come potete immaginare, è un gioco. Non si tratta di un libro di ricette perché sarebbe una pazzia cercare di immaginarlo tale. È un gioco prendendo in considerazione in qualche modo uno dei temi sui quali tutti hanno scritto. Ci sono due o tre temi sui quali tutti i poeti di tutte le epoche hanno scritto. Una è la morte, la vita e poi l'amore. Devo dire che c'è un altro tema sul quale hanno scritto quasi tutti, che è il vino, che credo sia un collegamento interessante tra tutti questi elementi. Allora, in quasi tutte le epoche, in quasi tutte le latitudini, il tema dell'amore si è presentato in forma prepotente agli scrittori, ai creatori, agli artisti, ai musicisti. Ha dato materiale per qualsiasi arte, per qualsiasi forma d'arte, e ha dato materiale ai filosofi, addirittura ai medici, che in un certo momento della nostra storia, nel 300-400, azzardarono definirla come una sorta di peste che coglie, in quel caso si parlava dell'uomo perché la storia la facevamo noi uomini, ma che coglie l'individuo. E che da quel momento in poi non ragiona più, no? Perde completamente pensiamo soltanto all'Orlando, l'Orlando innamorato, del quale poi devono andare a cercare il suo cuore nella luna perché ha perso completamente il senno. E allora mi sono divertito ad andare a cercare questi giochi, queste definizioni di come in ogni epoca l'uomo, in questo caso dico l'uomo come genere perché è quello che si è preoccupato di più, perché secondo me noi uomini siamo quelli che abbiamo imparato meno nella storia di questo duende, come lo chiamava Federico García Lorca, di questo gnomo, di questa peste, e arriviamo ai nostri giorni senza capire assolutamente nulla. Quindi le intenzioni in tutte le epoche possono essere state queste di creare una sorta di come dire, il ricettario per eliminare questo male. Nessuno ci è mai riuscito. Mi dispiace deludere chi col titolo poteva immaginarsi veramente un ricettario, ma nemmeno siamo riusciti a capire che cosa ci succede. Perché forse la cosa più interessante è che non c'è niente da capire, c'è soltanto da vivere. Un grandissimo scrittore argentino, per me uno dei più grandi del Novecento, Julio Cortázar, che in un certo momento nel suo romanzo meraviglioso che si chiama Il gioco del mondo, uno dei personaggi parla con un amico e dice: ma c'è gente che sceglie il suo amore,
Ti giuro, li ho visti. Credono di sceglierlo come se l'amore non fosse un fulmine che ti prende all'improvviso e ti lascia disarcionato in mezzo al cortile. In definitiva è il corollario di questa incapacità di capire quello che non c'è da capire, semplicemente è da vivere quando ci riusciamo. Sono sensibile, sì, perché ho recentemente scritto un libro di poesie, si chiama proprio Amare e essere amati, quindi è molto in tema con quello che stiamo dicendo. Sono d'accordo sul fatto che effettivamente non sono riuscito a finire questo libro nel momento in cui l'amore, in questo caso anche per una città, per Roma, era finito. Nel momento in cui come dire, ho potuto mettere un punto, in qualche modo mi sono guardato indietro e ho tracciato, unito i puntini di questa storia, perché effettivamente quando ti capita vivi e basta, vivi e non hai neanche tempo per stare troppo a pensare. Tra l'altro mi ricordo pure, insomma, Roma si è legata anche a tanti miei amori. Questo quando parlavi dell'Orlando Furioso era strano, perché ero molto preso da una donna e mi sentivo come Orlando veramente, e non riuscivo, cioè, pur sapendo tutto il dramma a cui andavo incontro, non mi riuscivo a trattenere dall'andarci incontro con tutto me stesso. E mi ricordo che verso la strada di casa sua, a ogni passo mi dicevo torna indietro, ogni passo dovevo tornare indietro, torna indietro, ma alla fine me lo dicevo 100 volte, e in quei 100 passi ero sotto il suo portone. È veramente una forza, no? D'altronde amore è un dio, dicevano gli antichi. E niente, volevo sapere un po' se in questo libro che hai scritto, cioè anche al di là di citare anche tutto un mondo, che è quello degli scrittori, come la tua sensibilità, come, diciamo, la tua biografia in qualche modo ha agito, se l'hai trovato anche un modo terapeutico anche per te, per capire meglio, anche senza capire fino in fondo naturalmente, però quanto ci hai messo di tuo poi anche nella scelta dei testi? Guarda, è inevitabile che ogni volta che scriviamo qualcosa, anche quando cerchiamo di evitare di lasciare un fianco scoperto e quindi scegliamo la terza persona, scegliamo addirittura un altro genere, a volte uno scrittore può scegliere di parlare nel nome o tentare di parlare nel nome di una donna o di un'altra epoca. In definitiva stiamo parlando di noi, della nostra storia, o comunque la nostra storia si inserisce in quello che stai raccontando. Io mi sono, man mano che facevo questa ricerca letteraria, filosofica, su come in ogni epoca, in ogni latitudine, in ogni situazione, perché poi l'amore si inserisce in ogni situazione, in ogni condizione dell'essere umano, che possa essere la povertà, la ricchezza, la guerra, la pace. Non c'è un momento in cui questo duende, dicevo che è il nome che mi piace in spagnolo, creato da García Lorca, questo duende dispettoso a volte, non si inserisca. E quindi ripercorrere tutte queste vie, in qualche modo credo che mi abbia portato a rendermi conto della mia piccolezza, della mia insignificanza davanti a certe cose che sono molto, come tante altre, molto più grandi di noi. E quindi a cercare di dire, inutile che io cerchi di capirlo. C'era Schopenhauer che diceva, l'uomo che si innamora rischia di diventare la sua propria caricatura. Ebbene, sì. E allora bisogna avere il coraggio anche di poter diventarlo, no? O come Pessoa che diceva, tutte le lettere d'amore sono ridicole. Non possono essere lettere d'amore se non sono ridicole. Ma soltanto chi non ha mai scritto lettere d'amore, soltanto quello è ridicolo. Quindi in definitiva è un male al quale bisogna abbandonarsi e viverlo. Sapendo molto spesso che poi, insomma, si potrebbe definire ci farà male, potremmo soffrire, perché ci crea uno stato di vulnerabilità, di fragilità, che non abbiamo quando non siamo innamorati. Ma se evitiamo di viverlo, ci perdiamo gran parte del senso dell'esistenza. Quindi è un male a quale andiamo incontro,
dobbiamo avere il coraggio di andarci incontro anche col rischio di restare, come dicevo, disarcionati in un certo momento. Ed è questo che succede ai grandi personaggi storici. Pensa che i greci definiscono, vabbè, Eros è il nome dell'amore. E noi immaginiamo, gli artisti lo hanno definito, l'hanno dipinto nei modi più strani, ma è sempre un elemento etereo che è attrattivo, attraente. Eppure pensa che nella mitologia greca, e questo lo raccontano nel simposio, Socrate interviene, si racconta che Eros è praticamente stato generato il giorno in cui si festeggiava la nascita di Afrodite, la dea della bellezza per eccellenza. Ma nasce da un inganno. In una grande festa dove erano stati tutti invitati, i personaggi più importanti dell'Olimpo, insomma, arriva Poros, che è il dio dell'ingegno, ma anche delle macchinazioni, una specie di Ulisse ultraterreno, cioè proprio è la mente che agisce sempre in un modo, come dire, non sempre retto, non sempre morale. Riesce a trovare delle situazioni, le macchinazioni, infatti. In quella sera, Poros beve tanto che si ubriaca e si addormenta su una panchina. Si era intrufolata in questa festa, proprio perché non era stata invitata, un personaggio che si chiama Pegna, che è la necessità. Lo sanno tutti che Pegna è innamorata di Poros da sempre, lei lo proclama, lo dice, però Poros non le dà retta. Ma quella sera Poros è ubriaco, giace su una panchina e Pegna approfitta e si congiunge con lui. Ora, restando, come dire, fedeli alla consegna che per entrare in una storia bisogna eliminare lo scetticismo, dobbiamo pensare che, insomma, Pegna ci è riuscita e che Poros, anche ubriaco, è riuscito a fare l'amore con lei, perché molto spesso non succede. È una storia olimpica, quindi l'idea. E da questa congiunzione nasce Eros, cioè da un artificio. Cioè non nasce da una situazione d'amore di due genitori, no. Nasce questo individuo che per tutta la sua vita cercherà la perfezione che non ha trovato. Lo descrivono come uno che zoppica, quindi va a cercare la bellezza. Cioè va a cercare quello che non trova in lui e che non ha trovato nella sua storia. E questa ricerca costante è quello che passano gli dèi agli uomini. Il nostro amore è andare a cercare qualcosa che sappiamo che non ci appartiene, ma che vorremmo tanto possedere. E quindi in questa dimensione, per alcuni, come dire, descritta al modo più poetico che in altre, credo che stia la nostra sofferenza d'amore. Perché poi, in definitiva, se noi facciamo appello a tutta la letteratura mondiale, la musica, la filosofia, tutto, ogni pezzo di quello che ci ha fatto rabbrividire qualche volta la pelle, il cuore e tutto il resto, sono brani che nascono da una pena, da una tristezza d'amore, da un amore finito. Pochissimi sono quelli che scrivono, per esempio, i poeti che scrivono di un amore felice che stanno vivendo. Perché, come diceva Borges, quando uno è felice lo vive, è a sé, la felicità è a sé stessa. Uno scrive quando è triste. E quindi le grandi scritture d'amore nascono quando praticamente stiamo vivendo quella situazione di tristezza lasciata dall'amore. Ascolta, questa cosa è stupenda. Ti faccio una domanda, però, tornando un attimo indietro, quando tu parli che scrivere diventi una cosa ridicola. Di solito quando una storia di amore finisce, interviene poi una elaborazione di un lutto, che può essere più o meno lunga, può essere... in questa elaborazione interviene la nostalgia. È una parolina, insomma, con dei trabocchetti,
la nostalgia è il dolore del ritorno. Ritorno a qualcosa che sappiamo che non avverrà mai, no? Che sia una terra che abbiamo lasciato, che sia una città, che sia un mondo, che sia un amore. Perché anche quando un amore torna, e capita a volte molto spesso, per fortuna, ma sappiamo che quando torniamo a quell'amore non siamo più noi gli stessi e quella situazione che abbiamo vissuto non siamo noi. Quindi in questa dimensione in cui la persona che ha finito un amore o che sta vivendo la fine di un amore ha la pelle più sottile, lì credo che i sentimenti si, come dire, trabocchino in un modo più forte, a volte rasentando, come diceva Pessoa, quel ridicolo che fa sì però che dà alla creazione un senso di verità e di immediatezza. È come se tornassimo in qualche modo alla creatura che siamo stati e che spesso ci dimentichiamo di essere. E allora ci raccontiamo quello che è successo, quello che sarebbe potuto essere, quello che avremmo potuto e non siamo riusciti a fare. Da quel fallimento tante volte nascono delle cose meravigliose. Però è come se fosse necessaria questa situazione di immediatezza col dolore, con la tristezza, con la solitudine, che quando è presa bene è anche un balsamo per l'anima. Un po' di solitudine ogni tanto, quando abbiamo finito una situazione travagliata, ci fa rincontrare con noi stessi. E poi c'era una volta che chiedevano a Luigi Tenco perché scrive cose così triste, e lui rispose: perché quando sono felice esco. Questa è l'altra copertina dell'inizio del video, insomma. Quando sono felice esco, giusto, giusto, giusto. Però, allora, una domanda cioè, è questa, cioè, è ridicola anche una cosa, cioè il fatto che quando ci siamo innamorati e ovviamente sappiamo di non essere corrisposti, cerchiamo in qualche modo di tirarci fuori, no? Penso proprio nell'Orlando Furioso si dicevano che l'amore è un po' come il visco, la colla che viene messa sui rami, no? E l'uccellino più si dimena e più si impantana, poi di fatto più si incolla, no? Anche la gestione della fine di un amore comunque non è una cosa, non è una cosa banale, forse è il momento anche più complesso, o meglio, perché forse uno dei due è ancora innamorato e deve appunto un momento prima disinnamorarsi, il che è una contraddizione in termini, perché il solo fatto di provare a disinnamorarsi è la prova invece di un amore che è ancora estremamente vivo, quindi come veramente staccarsi un braccio e sentendo tutto il dolore di questa amputazione. Viceversa però comunque ci proviamo sempre a salvarci, in qualche modo a sbattere le ali per andare via. Ovviamente questo è anche causa di tanto dolore. Mi chiedo, cioè effettivamente se il destino è questo, l'amore è una cosa veramente, cioè, tanto complessa, veramente tanto, come dicevi tu, tanto superiore a noi. Sì. Mi veniva in mente anche la frase di Pavese, quando tu dicevi, no, che ti senti piccolo davanti a una cosa molto grande, diceva appunto che non ci si uccide per l'amore di una donna, ma ci si uccide perché ogni amore ci fa sentire inermi, deboli, fragili, quasi insignificanti. Come gestire questa insignificanza? Cioè, tu hai detto sì, abbandonarsi, però in certi momenti non è facile, cioè, comunque bisogna anche imparare, non dico imparare, però cercare anche di tirarsi un attimo fuori o di trasformare quell'amore in un'altra cosa. Ecco, questa trasformazione, se l'hai vissuta, come ti è andata? O non so, il senso di una fine, ecco, come si va a completare? Guarda, io premetto che sono il primo a riconoscere che non ho mai capito niente come si fa. No, ma infatti è bello, perché neanche io ci ho capito molto. Parliamo di quello che... E penso che morirò senza capirci. Questo non mi impedirà di continuare a cascarci, sicuramente. Però questo pensa che uno
dei grandi drammi dei nostri tempi, di tutti i tempi passati, ma anche dei nostri tempi. Siamo nel 2023 e una delle peggiori guerre in atto è quella contro le donne. Pensa che ogni 7 minuti nel mondo muore una donna, la maggior parte delle volte per mano di uno che fino a poco tempo fa gli diceva di amarla. È come se noi uomini facessimo più fatica e non se fossimo mai arrivati a capire che la vita è fatta sì di momenti di felicità e anche di cadute, e che quelle cadute dobbiamo imparare a gestircele, che quelle perdite possono significare anche un insegnamento profondo. Se noi ci fermiamo a cercare di capire perché quella perdita è quello che era così importante per noi, che non sto parlando di colpe, voglio dire, io non credo nelle colpe, però credo nelle ragioni che portano a certe situazioni. E quindi quello che potrebbe essere un grande apprendistato per noi, soprattutto per noi uomini che siamo stati cresciuti in una dimensione quasi di vantaggio nel confronto delle donne, almeno in alcune latitudini, in alcuni periodi della nostra storia, dove l'uomo sceglieva, la donna non poteva decidere, oppure anche quando l'amore era finito la donna non aveva la possibilità, per molti periodi, ancora oggi in alcune latitudini, non ha la possibilità di decidere la propria vita e tutto il resto. Quella dimensione di vantaggio, di essere il genere forte, la parte forte della storia, quando l'uomo si trova ad essere lasciato, e molto spesso, e questo è parte di questa violenza, non riesce ad accettarlo, non riesce a gestirlo. E questo dovrebbe essere uno degli insegnamenti, che dovrebbe darci la nostra cultura. Credo che sia un fattore culturale questo, no? Imparare a perdere delle cose e capire che quello che perdiamo è così importante che avremmo dovuto fare in modo diverso. Oppure che quella perdita l'abbiamo voluta, cercata, ci provoca, della tristezza. C'era Neruda che aveva scritto una delle poesie più belle: posso scrivere i versi più tristi quella notte. Scrivere, ad esempio, la notte stellata. E poi in un certo momento dice, già non l'amo. È vero, però forse l'amo. Capito? Perché nulla si presenta, soprattutto, men che meno i sentimenti, si presentano in stato di purezza. È tutto molto confuso, è tutto molto, molto, irrazionale. Fino a quando poi in un certo momento tiriamo fuori la testa e cominciamo a capire, forse. E tante volte capiamo che doveva andare così, però che quello che abbiamo vissuto, viverlo valeva la pena, no? Per quanto poteva essere un momento, un istante, poteva essere. Oppure ci sono quelli che hanno la fortuna di viverlo per tutta la vita, però quello che abbiamo vissuto valeva la pena di essere vissuto. Quindi, prima Massimo mi parlava di cliché, no? Credo che proprio delle cose che non esistono, o che non dovrebbero esistere, o che dovremmo eliminare, sono proprio i cliché. Non ci sono produzioni in serie dell'amore, non ci sono. Pensa, quello che stiamo parlando è che ci stiamo confessando un po' tra di noi di non avere mai capito niente, ma se noi sentiamo parlare in genere le persone, anche nelle trasmissioni televisive, quelle proprio pomeridiane o in certi giornaletti, tutti sembrano avere la risposta giusta. No, in amore non si fa così. Ah no, ma se tu sei innamorato questo non lo puoi fare. Sembriamo pieni di tautologie, che sono convincimenti di come devono andare le cose. Eppure finiamo i nostri giorni, non l'abbiamo mai capito. Ecco, il cliché secondo me è la morte di un sentimento, l'amore o simile all'amore, ma forse anche la morte dell'amicizia e tutto il resto, perché andare a cercare
una dimensione di normalità, quando nulla può essere normale, quando noi viviamo una storia d'amore, è come se partissimo dal punto zero della nostra storia, stiamo vivendo qualcos'altro, perché l'incontro con quella persona è la prima volta che succede. Certo, abbiamo incontrato altre donne, quella donna ha incontrato altri uomini come noi, ma non siamo noi. E nel momento che comincia una storia, noi dovremmo dire, ok, questo è il punto zero della nostra storia. E non ci sono ripetizioni, non c'è a questo si fa così o questo dovremmo farlo così. Proviamo a crearcelo insieme, questa nuova dimensione della vita a due, no? E invece molto spesso siamo pieni di questi, come dire, oh, questo è così o questo è cos'è. No, però io adesso, scusami, ti interrompo, vorrei sembrare un po' più intelligente di quello che ho dimostrato prima. Cioè, per me cliché, ad esempio, è dire ti amo, no, che è una cosa che è un cliché che viene detto da quando c'è l'umanità e che secondo me ha un valore, ok? Ma viene detto in tante maniere differenti e soprattutto viene detto da bocche differenti, certo, da cervelli differenti, e che in qualche maniera questa cosa può rappresentare anche da parte di chi riceve questa informazione tutto un mondo che è differente. Però le due parole sono le stesse. E questo mi interessava. È un cliché, però, come dire, è un modo per far capire delle cose. Poi è chiaro che c'è un mondo dietro che è completamente differente rispetto a un passato, a un futuro, a un presente, eccetera. No, ma guarda che avevo capito, non mi sembrava. No, ma l'ho sottolineato io. Non mi sembrava banale quello che avevi detto. No, ma io... Ma sai, queste due parole, ti amo o voglio bene, lingua, si possono dire come cliché, vuol dire ripetute senza anima, come qualsiasi altra parola, oppure dirla come se fosse la prima volta che ti viene in mente, no? Mm-hmm. E lì c'è la dimensione, credo, dell'incontro. Qualsiasi forma di linguaggio che noi usiamo può essere sentita come la prima volta che si dice al mondo, anche se l'abbiamo ripetuto altre volte, perché è pregno di sentimenti, di sensazioni che in quel momento ci portano a spogliarci, a toglierci l'armatura con la quale noi cresciamo e che alimentiamo ogni giorno della nostra vita perché abbiamo paura di diventare troppo fragili. Quindi dipende come... C'era un mio insegnante di letteratura che diceva il primo poeta che paragonò la bocca di una donna a una rosa fu un genio, il secondo fu un cretino. Cioè dipende di come noi come dire, interpretiamo quel linguaggio delle parole e anche l'assenza di parole tante volte. C'è un grandissimo poeta messicano che parla di un linguaggio trasversale degli amanti, dice. Io quando ti chiedo hai voglia di venire al cinema con me oggi ti sto dicendo ti amo. Oppure anche quando sono in silenzio, perché tante volte tra due amanti le parole più eloquenti sono restare in silenzio e guardarsi, insomma, una cosa del genere. Certo. Io volevo chiedere una cosa, cioè non per mettere sempre il chiodo, però è vero che a volte parliamo come se fossimo molto pieni di noi, come se avessimo capito tutto, no? Però mettiamo una situazione in cui, cioè, un amore infelice è anche una grande fonte di stress per gli amici della persona innamorata infelicemente, perché questo innamorato ha bisogno comunque di sfogarsi di continuo, no? Di chiedere consigli su consigli su consigli, no? Ci troviamo nella condizione di dargli un consiglio come se questo consiglio potesse servire a qualcosa, ecco. E, dico per esempio, no, ovviamente dal più banale non pensarci, che è un cliché, dedicati al lavoro, come dice Ovidio in un passo
Media Moris, penso a lavorare. Poi scusami, su questa cosa vorrei citare anche i consigli che dà l'artifice, l'intelligenza artificiale su questa cosa. Ah, no, io stesso so di essere stata una grande rottura di scatole, no? Nel momento in cui ero proprio molto, molto sotto. E questo, insomma, anche, cioè, in fondo è bello vedere anche noi gli amici che sono lì, che partecipano senza poter veramente partecipare. E quando sono stato invece nella situazione opposta di dover dare io dei consigli, c'è anche una cosa molto consolante, lo so, è un po' è brutto dire consolante, però certe volte al ricordo di quanto avevo sofferto ho anche un attimo tirato un sospiro di sollievo di non essere io quella volta sulla graticola a soffrire. Però questo, ecco, poi a volte succede, no? Che uno pensa veramente di saperne di più, ma poi, come hai detto tu, in fondo non ne sappiamo niente, quindi anche questi consigli alla fine, cioè, che servono? Sì, dedicati al lavoro, sì, il chiodo scaccia chiodo, il più famoso di tutti, no? Però poi alla fine non... insomma, capire ma un attimo io credo che anche... Scusami. Credo che anche chi chiede un aiuto, un consiglio, anche noi quando, come dire, ci affidiamo agli amici che di solito aprono una bottiglia e dice dai, beviamoci su e cerchiamo di... Anche in quel momento stiamo capendo che non servirà a niente. Però sì, è come un viatico per dire dai, almeno una notte tranquilla. quando noi diamo dei consigli, io credo che quando noi stessi diamo dei consigli, ci rendiamo conto nel momento in cui li stiamo dando che servono delle banalità, che non servono un emerito cazzo. Però sì, è il ruolo dell'amico, qualcosa devi dirlo. Devi farla questa cosa qua. Ma infatti, sapendo che in definitiva è il tempo quello che secondo me fa passare o quantomeno lenisce un po' le ferite e fa vedere le cose con un'altra dimensione. L'unico è il tempo, far passare del tempo e poi pian piano trovare come dire, appigli alla vita che siano diverse di quello che fino a ieri ti sembrava l'unico possibile, cioè quell'amore che adesso non c'è più. In definitiva, tra le grandi cose della vita c'è, cioè, la vita stessa, il perché siamo venuti, che cosa stiamo facendo qui, insomma, un'altra di quelle... La morte, il senso della morte e l'amore, e in definitiva sulle grandi cose noi penso che si muore senza averlo mai capito. O forse, come dice qualcuno, nel momento in cui si sta per morire uno capisce che sarebbe il momento di cominciare a vivere, però nessuno ce lo scambia questo tempo, ormai è andato. Però bella questa riflessione sul tempo, perché comunque poi il tempo è una di quelle cose che in qualche modo dà anche proprio il senso della vita, no? Nel senso che è l'unico bene in teoria che noi non possiamo acquistare, in teoria. Sì. In pratica anche. Soprattutto in pratica, direi. Soprattutto in pratica. Soprattutto in pratica. Però... come gestire meglio a questo punto il tempo nel disinnamoramento? Il tempo, come dicevo, credo che porti, dico sempre credo perché, come ribadisco, non ho mai capito niente. questo va ribadito. Va ribadito, sì, perché però mi appiglio a quello che in qualche modo hanno vissuto personaggi più importanti. Borges diceva, per esempio, che l'oblio è la miglior vendetta, è l'unica forma di perdono. Quindi appellarsi al tempo per andare a lentamente dimenticare delle cose, tanto quelle che ci hanno ferito o quelle che abbiamo amato tanto e che non riusciamo ad accettare. Però credo che sì, il problema è come gestire questo tempo. Come far sì che questo tempo passi, questo tempo avanzi. Ci sono dei saggi meravigliosi scritti sulla relatività del tempo tra l'innamorato che aspetta, addirittura una telefonata a volte, di come può diventare
può diventare infinito quel tempo, no? Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso. Bravo. Però la diversità del tempo tra chi chiede e chi riceve, fondamentalmente. Infatti, in un certo momento parla di uno che dice lui non ha, perché lui non è innamorato, il tempo per lui non è un problema. Roland Barthes scrisse questo Frammenti di un discorso amoroso proprio prendendo in considerazione tutte le... Capolavoro. Un libro sì. Bellissimo, sì. Però anche lì è talmente tutto relativo, è talmente tutto diverso. Addirittura io mi ricordo in passato degli amici carissimi che dopo un po' con gli altri amici ci dicevamo ma quanto è diventato rompicoglioni da quando è innamorato. Oppure il contrario. No, perché quando capitava quello che per tutti i giorni ti chiamava e ti diceva senti dobbiamo vederci, dopo un po' dicevi dati un po' di tempo, perché io ti posso dire la mia, però è inevitabile che la mia non ti servirà. E allora l'unica ricetta è quello di aspettare, innanzitutto capire hai avuto tu la responsabilità, hai perso perché, oppure perché era inevitabile che questo succedesse. E che, come dicevo, questo può essere un grandissimo insegnamento, no? Può essere uno di quei insegnamenti che la vita ci dà anche perdendo, no? Però, in definitiva, credo che il discorso di aspettare il tempo che passa e di vedere, ok, vediamo come lo vedrò domani. Come diceva Rossella O'Hara, domani è un altro giorno. Mai altro giorno. A proposito di cliché, insomma. A proposito di cliché. Allora, Madame Bovary o Anna Karenina? Fammi pensare. Guarda, di film ce ne sarebbero veramente. Però c'è un film che mi ha colpito per diverse ragioni di recente, di Louis Malle, che si chiama Il danno. Ah, certo. Che è una storia di tradimenti, di amori contrariati, ma secondo me una delle storie più romantiche, nel vero senso del romanticismo, e della tristezza e del vuoto che lascia poi un amore nato sotto il segno della sofferenza. Poi qual era il termine? Jeremy terzo? Irons, giusto? Com'è? Jeremy Irons, sì. Sì, sì. E Juliette Binoche. Esatto. Sì. Qual era il terzo che mi avevi chiesto? Canzone. C'è una canzone, anche questa, poco conosciuta qui, scusatemi, ma il mio repertorio molto spesso varia. È una canzone di Silvio Rodriguez, un cantautore cubano, che si chiama L'unicornio azul, il mio unicornio azzurro, e parla di un amore perduto. E lui e comincia dicendo il mio unicornio azzurro ieri si è perso. L'ho lasciato in... che mangiava l'erba e improvvisamente non l'ho visto più. E dice, voi non lo sapete com'è, perché solo io posso saperlo. Però se lo vedete, per favore, fatemelo sapere, perché senza di lui io non riesco a vivere. Bellissimo. La voglia di disinnamorarsi la vedo in un senso molto lato, nel senso che a volte una scelta saggia è quella di decidere di fare a meno di bere perché la situazione non lo merita e soprattutto noi non ci meritiamo un vino scadente. E quindi per quanto uno ama il vino, a volte è molto più saggio e si preferisce fare a meno di un vino che non sa cosa dirci o che non ci dice nulla. Amore e disamore. Beh, è un tema anche questo, tra i tanti che abbiamo trattato, direi meritevole di tanto rispetto, perché il disamore è quando noi perdiamo l'amore, non è esattamente l'odio, è proprio la trasformazione dall'amore in qualcosa di simile.
non dire tanto all'odio, forse più all'indifferenza. E non so come direbbe De André, no? L'amore che strappa i capelli è perduto ormai. E ci resta qualche tenera carezza e poco altro, ecco. Ma a volte si può creare anche un amore che si intossica di indifferenza, direi. Ed è un amore, a mio avviso, tra i più pericolosi, perché è un disamore che viene mascherato attraverso l'amore. E quando appunto dobbiamo accettare che non siamo amati, oppure che l'altra persona non la stiamo davvero amando, ecco, ci vuole un gesto di coraggio per arrivare alla separazione, alla rottura, a capire appunto che abbiamo perso quel fuoco iniziale. E che quindi o siamo in grado di rinnovarlo, di ritrovarlo, di innamorarci nuovamente, oppure forse è meglio lasciar stare. Quindi direi che il disamore è uno stadio a suo modo molto interessante del percorso amoroso e che quindi va capito, va anche rispettato nella sua, diciamo, fenomenologia, nel suo modo di manifestarsi. E a questo proposito, volevo leggere una poesia in cui si parla proprio di questo, cioè di un amore che è però già disamore, già quando ci si accorge che questo sentimento è finito, c'è un ius iniziale, no? Come prefisso che lo rovina, che lo sta distruggendo, o forse è proprio la presa di coscienza di un finale. Allora, la poesia si chiama La tua gioia, io scrivo. Si scrive e gioisci. Questi i patti, le lettere cui dovrai perdonare la grafia incerta e il pianto, il sangue, il dolore confessato, i discorsi ripetuti cancellati sulle righe e se scrivo amore, si alza in te uno stormo gagliardo di parole, trite. Ma non ardo di te, e lo dico con freddo calcolo, per tenerti alla mercé, ripetendo che ancora non si è deciso cosa sei, cosa vuoi, cosa siamo. La tua gioia, io scrivo.